Presidente, oggi si ricorda la figura di Silone, grande uomo politico e intellettuale. Soprattutto un grande intellettuale, soprattutto un grande abruzzese. E poi questa occasione di ricordare Silone con una nuova edizione del premio, tra l'altro è particolarmente significativa oggi che cade nel 2009 il ventennale della caduta del muro di Berlino. Lui fu uno dei primi diciamo, ad accorgersi di quanto fosse, diciamo, negativa quella che all'apparenza poteva sembrare anche una grande ideologia, un grande progresso umano. In realtà fu uno dei primi ad accorgersi che l'applicazione pratica poi avrebbe portato a quello che noi oggi tutti conosciamo. E quindi questo dimostra la sua onestà intellettuale, dimostra il suo livello, la sua anche buona fede nel momento in cui ha aderito a quelli che potevano sembrare i grandi ideali, che poi in realtà si sono dimostrati più ideologia che ideali e con tutte le cose che noi sappiamo. Quindi oggi ha una doppia valenza. In più per l'Abruzzo significa valorizzare un grande abruzzese che ha lasciato pagine indimenticabili anche sulla sua regione. È un grandissimo scrittore e quindi è giusto che noi continuiamo ad onorarlo, un po' per onorare lui, un po' per esaltare noi abruzzesi. Però sarà anche un premio alla memoria. Sì, questo è l'aspetto, direi, che un po' dispiace, perché noi abbiamo individuato in Zaslavski colui che avrebbe dovuto ricevere il premio. Questo grande personaggio, che tra l'altro anche lui ha avuto a che fare col mondo della censura sovietica, ed è stato esule in Occidente, poi collaboratore anche di giornali italiani, ma comunque anche una produzione letteraria molto importante, soprattutto saggistica ovviamente. Beh, direi quindi un personaggio che sarebbe stato un piacere tra l'altro conoscere e avere oggi qui in Abruzzo. Purtroppo il suo decesso è avvenuto qualche giorno fa, ci sarà la moglie, per questo sarà un premio alla memoria. Però voglio dire, nulla toglie alla valenza del premio, solo un po' di rimpianto di non aver potuto avere oggi presente Viktor Zaslavski.